Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo degli aggiornamenti dell'indagine Prisma. Allora, perché? Perché la Procura di Torino, ovvero quella che a noi ci diede 15 punti di penalizzazione e dove accusò soltanto la Juventus, ma non soltanto e non le altre squadre coinvolte. Visto adesso la sua tesi sta scricchiolando perché si sono mossi gli avvocati della Juventus, si sono mosse testate giornalistiche, si sono mossi i social, si sono mossi tutti quanti, visto che la loro tesi sta scricchiolando, ha voluto allora, dai, accendiamo di più, vediamo, il fuoco e facciamo adesso indagare le altre squadre. Allora, partiamo da prima, da quando c'è stata la richiesta della Procura federale dei 15 punti. Allora, la loro risposta dei 15 punti di penalizzazione per la Juventus è che la Juventus, la pena deve essere afflittiva. La Juventus deve essere in classifica fuori dalle coppe europee, quindi dietro la Roma. Quindi la loro pena non è stata perché la Juventus avesse fatto qualche reato, perché se non c'è la norma sulla plusvalenza non c'è neanche il reato. Ma no, la Juventus deve essere comunque fuori dalle coppe europee, quindi dove sta? Vediamo un po'. 15 punti, ok, facciamo 15 punti. Ragazzi, questa già è una cosa pazzesca. E siccome sta scricchiolando la tesi della Procura federale, adesso sopra qui vi metto i 6 punti degli avvocati della Juventus dove punteranno sul ricorso contro il ricorso al CONI per questa ingiusta penalizzazione dove probabilmente si potrebbe vincere. Allora, la Procura federale che cosa fa? Sa che qui stiamo cadendo, qua non ci reggiamo, ma mandiamo ad altre procure d'Italia dove sono queste squadre amiche della Juventus. Allora, vado a leggere qua. Allora, eccole qua, indagine Prisma. Loro dicono che ci sono stati dei contratti occulti, impegni di acquisto mascherati da recompra e persino giocatori parcheggiati in una squadra avversaria, oppure vincolati con sead letter ma poi nemmeno mai davvero tesserati. Il nuovo filone emerso durante le integrazioni di indagine racconta di accordi non depositati in Lega e di operazioni di calciomercato in grado di alterare i bilanci, ma anche di minare la lealtà sportiva. Un terremoto che rischia di avere conseguenze non solo penali ma anche sul campo di gioco. Dopo gli ultimi interrogatori di dirigenti e calciatori, la Procura di Torino ha deciso di investire per competenza territoriale i colleghi. Allora, Procura di Modena per il Sassuolo per Traoré ed Demiral, Procura di Bergamo per l'Atalanta con Mattiello, Muratore, Caldara e Romero, Procura di Cagliari per Cagliari ovviamente per Cerri, Procura di Udine per l'Udinese per la fare Mandragora, Genova per la Sampdoria per Audero, Peters, Mulè e la Procura di Bologna per Orsolini. Allora, qua poi leggo che comunque adesso le procure, le altre procure che vi ho elencato, si stanno muovendo per capire cosa fare di questo sistema che ha appunto coinvolto altre squadre. Adesso materiale raccolto a Torino è stato già smistato alle varie procure di altre 6 città italiane che una volta visionato, potranno decidere se aprire un'ulteriore indagine. Quindi quelli che parlano che già la Juventus, queste altre squadre sono già penalizzate, dovranno essere penalizzate la Juventus, quindi prima si dovrà fare un'altra indagine, vedere se tutto quanto esiste. Perché? Come si parla ancora di queste plusvalenze, non c'è norma, quindi non c'è reato. Quindi quelli che stanno puntando anti-juventini su questa notizia, ecco, vedete, la Juventus deve essere radiata. Ragazzi, dobbiamo aspettare, perché ci abbiamo un ricorso, ci sono altre indagini, vediamo come andrà a finire. Però vi dico, dei 6 punti che ho fatto in un vecchio video, molto validi, solidi. Ci sarà il ricorso e vedremo come andrà a finire, ragazzi. Quindi calmi, 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 state calmi, non vi affannate, state tranquilli, guardate le vostre squadre, guardate il calcio in maniera pacata,
obiettiva, no, e non con odio, come dice qualche PM. E quindi ragazzi, mi sa che qui ci sarà forse da ridere fra poco. Noi. Comunque ragazzi, vediamo come andrà a finire. A parte scherzi, ragazzi, guardatevi il calcio con obiettività. Guardate il gioco, non guardate chi è che gioca, ma guardate il gioco del calcio. Ragazzi, che dire? Fino alla fine, forza Juventus. Mettete un like, commentate, condividete. Attivate la campanella e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!